Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Parliamo di un argomento abbastanza controverso, che è quello dei polli e altri animali da reddito, come vengono usati e quindi ne parliamo. Ne parliamo con Carolina Bertolaso, responsabile delle campagne aziendali di Animal Equality. Esatto, Benvenuta. grazie, grazie E per abbiamo di l'invito. nuovo nuovamente con noi Filippo Portoghese, avvocato, vicepresidente Animal Law. Buonasera, Benvenuto. buonasera a tutti. Benvenuto. Allora, io partirei da un filmato che parla dell'intelligenza dei polli. Sempre immagini forti che fanno riflettere, già ho scelto quelli meno forti, ma per forza d'una ci sono queste iniziative come Animal Equality. Parliamo quindi in generale di Animal Equality, che cosa fa? Animal Equality è un'organizzazione internazionale dedicata alla protezione degli animali allevati a scopo alimentare, gli animali considerati o cosiddetti da reddito. Siamo attivi in 8 paesi, tra cui la Spagna, l'Italia, il Regno Unito, la Germania, l'India, il Sud America e anche gli Stati Uniti. E quello che facciamo è occuparci di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, quindi cercare di portare le persone ad educarsi verso uno stile di vita più rispettoso nei confronti degli animali. Facciamo lobby politico al fine di portare cambiamenti legislativi in favore degli animali. Ci occupiamo di investigazioni sotto copertura e infine facciamo sensibilizzazione aziendale, ovvero dialoghiamo con le aziende al fine di portare le stesse ad adottare politiche che vadano a ridurre il più possibile la sofferenza degli animali coinvolti nelle loro filiere. Riuscite, ad avere delle risposte positive in quel senso? Assolutamente sì, il nostro Dipartimento di Sensibilizzazione Aziendale è stato fondato nel 2017 e da allora abbiamo ottenuto soltanto in Italia l'impegno di più di 30 aziende del settore alimentare, nomi molto grandi del calibro di Giovanni Rana, Eurospin, Auchan, Carrefour e Esselunga, a non utilizzare più uova di galline allevate in gabbia. Tu ti prendi cura di un gruppo che è Difensori degli Animali, Sì. che ha più di 26.000 persone. Come fai a coordinarli È tutti? un lavoro meraviglioso, io lo chiamo il lavoro più bello del mondo. La squadra dei difensori degli animali è il gruppo di attivismo digitale più attivo e più numeroso d'Italia. Cosa fanno in pratica? Sono i nostri attivisti digitali che con semplicissime e velocissime azioni online supportano le nostre campagne con appunto piccoli gesti che possono essere compiuti direttamente da casa. È un po' il gioco per cui tanti pesci piccoli mangiano il pesce grande, no? Quindi noi gli diamo delle indicazioni su certe azioni da compiere, come mandare un'email o effettuare una telefonata alla sede di un'azienda per esprimere appunto un problema. E quindi con tutta questa pressione messa in atto da tantissime migliaia di persone, siamo riusciti a ottenere risultati veramente incredibili, avendo un impatto su più di 6 milioni di animali in soli 3 anni. Purtroppo ci sono la situazione attuale dei polli, soprattutto, è forse la peggiore a livello di allevamenti intensivi. Ma qual è la soluzione che voi proponete? La soluzione principale ovviamente sarebbe quella di muoverci tutti come società in una direzione di un modo di vivere, la relazione con gli animali più compassionevole, quindi ridurre il più possibile il consumo dei prodotti di origine animale, in questo caso di polli. Noi siamo da sempre un'organizzazione rivolta in questa direzione e continueremo a combattere affinché appunto esista prima o poi un mondo in cui nessun animale sia costretto in questi luoghi. Sarebbe fantastico. Detto ciò, siamo anche pragmatici e ci rendiamo conto che mentre perseguiamo questa
visione a lungo termine, dobbiamo fare qualcosa di concreto per gli animali che in questo momento sono rinchiusi negli allevamenti e muoiono nei macelli. Quindi quale sarebbe il primo step, secondo voi? Il lavoro con le aziende, ci saranno enormi risultati perché è molto rapido e molto efficace, in quanto negoziare con l'amministratore delegato di un'azienda ci permette di ottenere un risultato straordinario per un numero elevato di animali, convincendo una sola persona a prendere la decisione corretta. Quindi adesso abbiamo appena cominciato appunto ad occuparci anche di polli allevati per la loro carne e abbiamo da pochissimo iniziato questo lavoro e abbiamo proprio adesso in corso una campagna molto importante a livello internazionale, una campagna rivolta al colosso del fast food, Subway. Subway è una catena importantissima, per chi non lo sapesse è più grande di McDonald's, poche persone lo sanno perché in Italia è ancora poco conosciuta, ma questa campagna è internazionale e noi la stiamo portando avanti in collaborazione con altre 19 organizzazioni per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare. Ecco, ti fermo solo un attimo, poi entriamo in merito a Subway, perché anche Animal Law si è occupato di polli in gabbia. Sì, in tanti ci siamo, anche con loro c'è stata questa iniziativa, a martedì a Roma hanno fatto una riunione in cui si è fatto un po' il punto della situazione, End the Cage Age, cioè eliminare, togliere, l'auspicio è quello di togliere definitivamente, però come diceva giustamente lei, molti criticano, no? Ci sono il mondo delle critiche, perché alcuni dicono bisogna essere assolutamente radicali, io invece trovo che l'idea non puoi essere un sognatore, a tutti noi piacerebbe, però è impossibile dall'oggi al domani. C'è sempre quel concetto di tradizione, no? Che bisogna, quindi sicuramente la strada è quella giusta. E soprattutto una strada dove spero venga sempre dato spazio al dialogo, all'informazione, non alla derisione piuttosto che all'accanimento, no? Cioè vuol dire bisogna, per cambiare le cose, come diceva un grande esperto, Valerio Porca, garante di Milano, professore di diritto a Milano, prima o poi la montagna verrà giù. A un certo punto, quando si raggiungerà il livello giusto, non si può pensare che venga giù tutto. Però bisogna iniziare a pensare. Quando andiamo nelle nostre autostrade, quando facciamo le nostre gite, ogni tanto proviamo a pensare a sinistra e a destra, vediamo questi capannoni grigi, no? Perché la famiglia, quando ci sorpassa la macchina, questi camion tristissimi, no? Il maialino, il porcellino, ecco, ma iniziamo a raccontare cosa succede, no? quello che vediamo, questo viaggio da Milano a Lecce, e iniziamo a pensarci. Io mi sono promesso di fare una provocazione dicendo per i botti di Capodanno, ho detto sì, perché io ho detto è verissimo, ci mancherebbe, però mi sono permesso di fare questa provocazione, ricordatevi che i botti continuano anche dopo Capodanno, certo. Anche a Ferragosto, solo che sono silenziosissimi questi botti e non si sentono perché sono proprio lungo le autostrade, ci sono sempre, verissimo. Però insomma complimenti per quello che fate, adesso bisognerà vedere questa campagna in cui c'è stata CUF, e tante, credo 90 140. Associazioni, qual è il fine? Cioè, siccome esiste un diritto di iniziativa dei cittadini europei, si è cercato di raggiungere un numero che è legale, 1 milione tra tutti i cittadini europei, per portare in Parlamento europeo questo progetto. Devo interrompervi un attimo per la pubblicità. Torniamo a noi e andiamo con un filmato che parla proprio dei polli d'allevamento. Thank you.
sempre immagini che fanno riflettere, perché come si può pensare di sottoporre degli animali a una sofferenza illimitata per cosa? Per nutrirci? Che poi fa male anche all'uomo, tra l'altro. Direi nel caso dei polli allevati per la loro carne, non solo per nutrirci, per questa teorica necessità che poi è stata smentita ormai da moltissimo, ma anche per nutrirci in maniera assolutamente non sostenibile da nessun punto di vista. Questi animali rappresentati nelle nostre investigazioni sono stati selezionati geneticamente per crescere così tanto e così rapidamente da non riuscire letteralmente a reggersi sulle proprie zampe. Questi animali sono sottoposti a una serie di incurie incredibili che li costringono a vivere tutta la loro brevissima esistenza su una lettiera che non viene mai cambiata, a contatto diretto con le proprie deiezioni stagnanti che provocano ulcere e ferite alla pelle di questi animali, la cui vita dura in media 42 giorni. Questo forse è anche una cosa che il pubblico non sa. Quello che chiamiamo pollo e che troviamo al supermercato altro non è che un piccolo pulcino che viene portato al macello a soli 42 giorni di vita, dopo una esistenza di stenti e di sofferenze. E gli individui da ritenersi più fortunati, perché sopravvivono a tutte queste atroci crudeltà, sono sottoposti a una fine altrettanto atroce nei macelli, dove molte volte vengono sgozzati mentre sono ancora coscienti. E questo è completamente la norma negli allevamenti europei e anche italiani, e avviene per via dell'assoluta inefficacia degli attuali metodi di stordimento. Ora io credo che stia a ognuno scegliere il proprio modo di vedere le cose, però credo che nessun consumatore italiano vorrebbe che questi animali venissero trattati in questo modo. Sanno queste cose, non c'è abbastanza informazione. Se io posso, dalla mia umilissima postazione di consumatore, ecco, secondo me non avete bisogno certo di suggerimenti poi da me. Però quello che hai detto è fondamentale, cioè bisogna anche rivolgersi molto e soprattutto ai giovani, ai giovanissimi, andare nelle scuole. Io ci ho parlato con i ragazzi, ogni tanto mi capita di girare per le scuole e di affrontare questi argomenti. Sono di una prontezza e sono molto svegli, arrivano subito al punto. E forse con loro è anche più facile, perché io ho 50 anni, forse voglio dire, posso condividere, non condividere, però la mia testa è già formata, e quindi, e poi sai, come ben sapete, queste cose noi non le vediamo, cioè se non ce le fate vedere voi, non le vedo, magari giro la faccia, quando vedo quelli, infatti io dico sempre attenzione anche quando mandate immagini troppo forti, perché l'effetto potrebbe essere anche quello di girare lo sguardo. Quindi sicuramente fate un lavoro pregevole. È molto importante quello che lei dice, perché andare ad avvicinare il potere economico, finanziario e politico è la ragione, perché la nostra classe politica, molti dicono, ma non capiscono nulla, ma sono sordi alle No, signori, hanno un udito finissimo, una vista pazzesca. Il problema è che appena sentono, no, a seconda di chi soffia. Certo. Quindi è ottimo questo fatto, c'è stato un riscontro quando è nata questa iniziativa delle gabbie vuote, la cosa bella che non veniva solamente, passatemi il termine, dall'animalista, no, veniva anche dalle società che lei ha citato. Esatto. E questo è sicuramente motivo di soddisfazione e fa ben sperare. Ecco, la battaglia Subway. Chiariamo un attimo cosa state facendo. Questa campagna è una campagna internazionale lanciata da Animal Equality in Italia in collaborazione con Open Wing Alliance, che è una coalizione internazionale dedicata a mettere per sempre la parola fine ad alcune fra le pratiche più crudeli all'interno dell'allevamento, per esempio le gabbie per le galline vaiole o le pratiche per l'allevamento e la macellazione dei polli che abbiamo appena visto. È stata lanciata lo scorso 4 di dicembre e con felicità vi posso dire che abbiamo già raccolto più di 105.000 firme sulla petizione, che può essere firmata su change.org/cosanascondeSubway. Queste 105.000 firme dimostrano che sono tantissimi i consumatori, come veniva detto anche nel video, che realmente pretendono e chiedono miglioramenti per le condizioni di vita di questi animali. Sono i consumatori, sono gli attivisti di Animal Equality, sono i difensori degli animali di Animal Equality, questi 26.000 volontari che agiscono da ogni parte d'Europa
d'Italia, scusate, appunto, ma non siamo solo noi in Italia, sono altre 18 organizzazioni tutte unite per chiedere a Subway di adottare un documento che si chiama European Chicken Commitment, che è un documento che è stato stipulato da 26 organizzazioni e che contiene una serie di direttive che definiscono le norme basiche di benessere animale per tutta la filiera produttiva dei polli. E quindi noi con questo documento a livello europeo ci stiamo dirigendo alle aziende con la richiesta di sottoscriverlo al fine di andare ad implementare nelle proprie filiere quelli che sono secondo noi le cose assolutamente minime, che ovviamente si tratta solo di un punto di partenza, certo. Però crediamo che ci possa essere già una differenza tra le immagini che abbiamo visto ed un allevamento in cui la sofferenza di questi individui viene perlomeno tenuta in minima considerazione. In questo periodo c'è un grosso movimento per l'ambiente, no? Fridays for Futures, c'è stata la riunione di Davos dove c'era Greta Thunberg, eccetera. Quello che non viene mai fuori esattamente sono le vere cause dell'inquinamento. Una delle maggiori cause sono proprio gli allevamenti intensivi. Eppure di questi giorni la notizia è che in Cina ci sono gli hotel per i maiali, no? Di 13 piani, quindi si incentiva ancora di più l'allevamento intensivo. Però questo non viene fuori, cioè non viene fuori il fatto che anche solo diminuendo un consumo di carne aiutiamo il pianeta. Sì, è verissimo e dal mio punto di vista che è più teorico, loro sono sul campo, noi cerchiamo invece di portare qualche suggerimento. Ricordo sempre che è tutto, sottolineo, splendido, giustissimo, bisogna andare avanti così, ma c'è un articolo 13 che viene sempre evocato come la salvezza di tutto il mondo, che la comunità europea riconosce la senzienza degli animali. Esatto. Però invito tutti gli amici che ci stanno ascoltando, andate su internet, citate articolo 13 del Trattato di Lisbona e leggete anche il secondo comma e capirete che questo essere senziente è un principio. Con i principi non libereremo mai gli animali dalla sofferenza. Però i principi sono quelli che dovrebbero essere a monte e che governano, perché così come abbiamo superato la schiavitù per gli umani, dobbiamo partire dai principi a monte, secondo me. E magari questo potrebbe essere proprio il momento di far valere questi principi. Oppure, che è giusto, oppure ci potrebbe essere l'altra versione, cioè i principi vengono scritti a consuntivo, cioè alla fine di un percorso, finalmente quel principio viene modificato. Perché ormai due strade diverse, il principio è giusto che ci sia, ma a volte quando questo principio incomincia a essere un po', forse... Certo, ecco, quello che mi chiedo, come fate, voi avete una squadra investigativa anche, come fate a sopportare il rapporto con la sofferenza e cos'è che vi spinge? Beh, quello che io dico sempre di tutti noi che lavoriamo ad Animale Quieti è che siamo persone motivate dal desiderio di cambiare le cose e che abbiamo fatto sulla nostra pelle l'esperienza di comprendere che veramente con il principio non si aiuteranno gli animali. Quindi andiamo avanti con questa motivazione. Io nella fattispecie non mi occupo di investigazioni, non sarei mai in grado di fare quello che fanno invece i miei colleghi, che sono a mio parere i grandi eroi di questo movimento, perché non i protagonisti sono gli animali, ma le persone che hanno il coraggio di entrare in questi luoghi e documentare quello che avviene là dentro, secondo me meritano un enorme rispetto. E il modo in cui fanno è semplicemente astraendosi dalla situazione e rendendosi conto che in quel momento hanno il potere di arrivare a milioni di persone, che è quello che fa Animale Quieti da 14 anni sul campo con le sue investigazioni, perché se non fosse per organizzazioni come Animale Quieti, che hanno il coraggio e l'ardire di provare a rompere le regole e portare alla luce la verità che si nasconde in questi luoghi infernali, probabilmente la quantità di persone completamente ignare e distanti da questo tipo di violenza sarebbe ancora maggiore. Certo. Ma io credo che chiunque abbia a che fare con un animale non può non rendersi conto di questa senzienza, del fatto che è un essere senziente. Cosa cambia, secondo te, nel mondo? Sai, in questo lo pensavo anch'io, ne abbiamo parlato settimana scorsa, no? Parlando dei circhi, parlando anche lì, cioè, ma come si può ipotizzare che
E io incomincio a credere che non sia così scontato che, e forse bisogna partire da questo, cioè se noi diamo per scontato che tutti abbiano ben inteso il concetto, probabilmente forse dovremmo provare a cambiare l'approccio, perché ne parlavo sull'avvelenamento, cioè gli animali vengono ancora avvelenati nelle città. Per gioco, non parliamo di quelli che leggiamo tutti, no? Ammazzamenti vari di animali, ma vengono avvelenati e ci si chiede com'è possibile avvelenare un cane, non c'è cosa peggiore vedere un animale, un cane che muore per avvelenamento. E ma io credo che non hanno tutti chiaro quel concetto di che hai detto tu. Non, sì, beh, d'altronde sì, è il legislatore che lo vede così. Certo. È una proprietà. Non sai che difficoltà abbiamo noi come avvocati per dimostrare il contrario. Immagino. E siamo in grande difficoltà, in grande difficoltà. Allora, penso che ormai siamo agli sgoccioli col nostro tempo a disposizione. Come possiamo, cosa consigli di fare per chi vuole collaborare? Ad esempio a livello di petizione, cosa... Esatto, sì, chiunque abbia il desiderio di fare qualcosa di concreto ed efficiente per aiutare gli animali senza spendere soldi, senza impiegare troppo tempo, può farlo iscrivendosi alla nostra squadra dei difensori degli animali, visitando la pagina www.iodifendogliani.it. L'iscrizione ovviamente è gratuita e è veramente è un impegno minimo che però sta portando frutti straordinari. E si diventa parte di quella squadra. Di questa squadra di attivismo digitale che appunto consiste nel firmare petizioni, inviare email. Ottimo, questa è una cosa che si può fare tranquillamente da casa. Tutti lo possono fare. E... Poi c'era una petizione anche che consigliavi prima per le gabbie, per i polli in gabbia. La nostra campagna attuale, esatto. La campagna rivolta a Subway, che può essere firmata su change.org/cosanascondeSubway. Cosa nasconde Subway? E invece per collaborare con Animal Law bisogna essere avvocati? O? No, assolutamente no, anzi ci mancherebbe. Cosa possiamo fare? Bisogna andare su chiamare il nostro presidente Alessandro Ricciuti, che sarà felicissimo. E no, si va sul nostro sito, Alessandro, si va sul nostro sito e ci si può assolutamente associare. Ben felici, chiunque vuole, non è assolutamente necessaria la qualifica, ci sono anche amici che non sono avvocati, quindi ci mancherebbe altro. Ecco, e cosa si può fare insieme? Il taglio è un po' diverso, cioè non è operativo, cerchiamo un pochino, la maggioranza di noi fa questo mestieraccio, ma ripeto, è aperto a tutti, chiunque avesse delle idee, progetti di legge, iniziative, e poi, ahimè, noi poi difendiamo anche, voglio dire, quello che accade, certo, perché sta accadendo la violenza nei confronti violenza di ogni genere nei confronti degli animali, che non è solo quello di prenderlo a bastonate, ma come abbiamo detto settimana scorsa c'è anche un altro tipo di violenza, chiaro, sugli chiaro. Animali, siamo anche lì a cercare di difendere. Va bene, grazie a voi. Carolina Bertolaso, grazie Filippo grazie Portoghese, grazie a tutti voi che ci avete seguito e alla prossima.